Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Sono molto lieto di tornare a confrontarmi e a dialogare con Andrea Cionci, che subito saluto e al quale chiedo se mi autorizza a registrare e a diffondere la nostra conversazione. Certo, caro Diego, grazie. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, caro Andrea. Come sapete, con Andrea Cionci stiamo portando avanti da tempo un dialogo e anche una ricerca comune, lui in chiave di inchiesta giornalistica, io in chiave filosofico-teologica, che poi è approdata nel Codice Ratzinger scritto da Andrea Cionci e nel mio libro La fine del cristianesimo. Adesso non stiamo a ripercorrere tutte le acquisizioni delle nostre ricerche ogni volta, ma entriamo nel vivo del dibattito, dato che ormai la questione della sede impedita, la magna questio delle elezioni del 2013, sta attirando su di sé finalmente un dibattito piuttosto polifonico e articolato, e noi stiamo provando con questi interventi a rispondere anche alle critiche che di volta in volta affiorano. Recentemente sul canale YouTube di Ancora Italia, il Partito per la Sovranità Democratica, è comparsa una intervista a Zenone e a Masciullo, i quali sono intervenuti, intervistati dal bravo Arturo Ferrara, nella discussione, prendendo posizione contro la tesi della sede impedita, e l'hanno fatto mobilitando tutta una serie di argomenti che ora andremo a discutere insieme. Ti do subito la parola, Andrea, che idea ti sei fatto? Ma guarda, caro Diego, devo dirti che non ho seguito tutta la trasmissione, perché a un certo punto ho spento, diciamo, in una situazione emotiva mista fra lo scandalo e lo sdegno e il riso isterico. Quando il bravissimo Arturo Ferrara, che evidentemente conosce la questione, ha fatto la seguente domanda a professor Zenone, dice: ma perché Papa Benedetto dice di essere il primo Papa a essersi dimesso dopo 1000 anni, se l'ultimo abdicatario è del 1415? Io ho fatto tutto uno studio, il riferimento al Papa medievale Benedetto VIII, che anche lui fece una dichiarazione di rinuncia al ministerium senza abdicare, eccetera, eccetera. Adesso ti faccio sentire che cosa ha risposto, che sì, cosa prima, ha avuto il coraggio di rispondere. Prima, se mi permetti, chiariamo ancora meglio questa questione, benché l'avessimo affrontata già in altre nostre conversazioni, perché credo sia importantissima per i nostri ascoltatori, a ciò che capiscano bene il punto della questione. Ratzinger disse di essere il primo pontefice che andava a compiere quel gesto dopo 1000 anni, ma noi sappiamo che in realtà l'ultimo abdicatario non fu 1000 anni prima rispetto al 2013, correggimi se sbaglio, spiega esatto, meglio la questione nei esatto, dettagli. Esatto, fu nel 1415 Gregorio XII, il penultimo abdicatario prima di Gregorio fu il Celestino V, l'abdicatario per eccellenza, nel 1294, quindi ancora 700 anni prima di Ratzinger. Quindi come fa Papa Benedetto a dire sono il primo Papa a essersi dimesso dopo 1000 anni? E qui io ho fatto tutto uno studio insieme al professore di storia della Chiesa Luca Brunoni, abbiamo scoperto il Papa medievale Benedetto VIII che nel 1013, per risolvere una contesa con un antipapa nei confronti dell'imperatore Re Enrico II di Germania, all'epoca vigeva il privilegio degli ottoni, anche lui fa una dichiarazione di rinuncia a un ministerium che si era autoconferito in modo abusivo e l'imperatore così gli dà il ministerium buono, cioè il potere di fare il Papa, una vicenda articolatissima di una precisione magistrale, come è stata proposta da Papa Benedetto con questo riferimento a Benedetto VIII, che esattamente nel 1013 fa una dichiarazione di rinuncia al ministerium, che è un'eccezione anche nel primo millennio questa cosa. Benedetto XVI è il primo dopo 1000 anni, ma come spiega Sewald, il primo ad averlo fatto nel pieno possesso dei propri poteri, perché mentre Benedetto VIII rinuncia a un ministerium abusivo che si era autoconferito senza il permesso dell'imperatore, Benedetto XVI dichiara di rinunciare a un ministerium che invece gli era stato legittimamente conferito per manus cardinalium nel 2005 alla sua elezione. Adesso l'Arturo Ferrara gli dice: ma perché Benedetto XVI scrive sono il primo papa a essersi dimesso dopo 1000 anni? Adesso vi faccio sentire la risposta di Zenone, allacciate le cinture.
Beh, poteva tranquillamente non conoscere la storia della Chiesa, perché il fatto che fosse un teologo sopraffino, anche se con delle origini abbastanza modernistiche, non significa che conoscesse a menadito tutto. Ecco, capite? Poteva anche non conoscere la storia della Chiesa. Arrivati a questo punto, io ho chiuso il canale e ho detto non posso più andare avanti per una questione di decenza. Insomma, non so se anche tu te ne sei accorto. Sono sobbalzato anch'io sulla sedia, perché in effetti di fronte a un argomento puntuale si è utilizzata la carta probabilmente più debole che si potesse utilizzare, quella secondo cui in realtà... Ratzinger era ignorante di storia della Chiesa, no? Quindi un argomento davvero che offende non tanto Ratzinger a mio giudizio, ma chi usa questo argomento, perché obiettivamente è un argomento del tutto inconsistente che non risolve la questione, ma come usa dire butta la palla in tribuna, ecco, anziché affrontare il tema. No, ma io l'ho trovata un'astrologheria assolutamente madornale questa risposta, cioè come fai a dire che lui dà questa risposta così articolata, sono il primo Papa a essersi dimesso dopo 1000 anni, ma l'unico ad averlo fatto nel pieno possesso delle mie funzioni, perché non conosceva la storia della Chiesa, allora ammesso e non concesso che lui potesse non conoscere tutto, no? Un conto è... una domanda precisa, ma lei diciamo che cosa pensa di questi papi medievali? Lì per lì magari si può non ricordare qualcosa, ma questa è un'affermazione che lui fa in modo attivo e articolato. Allora perché Ratzinger, se non conosceva bene quell'elemento, dice sono il primo papa a essersi dimesso dopo 1000 anni e l'unico ad averlo fatto nel pieno possesso dei miei poteri? Cioè... vuol dire dare del deficiente suicida a Papa Benedetto. Ecco, io di fronte a un insulto del genere, di fronte a una bestemmia sia a livello spirituale che a livello intellettuale, pronunciata da uno che pensa di essere un professore di religione, a questo punto la prima domanda che mi sono fatto è: ma Zenone è veramente laureato? Ma così come mi faccio la stessa domanda con Bergoglio, che benedice le coppie irregolari, ma è veramente papa? Cioè la prima domanda che uno si pone è: ma il titolo tu ce l'hai? Hai studiato? Sei titolato per ricoprire quel ruolo che dici di possedere? Ma ora, io credo perché leggendo il curriculum vitae risulta con tesi di laurea e anche con dottorato, quindi... i titoli sono in regola, come usa dire, poi naturalmente anche con dottorato fanno... ma chi gliel'ha dato? L'università di Scutari, verso la quale lui è visiting professor. Immagino diciamo che sia laureato, uno può avere il dottorato ed essere anche rettore universitario, ma questo non basta ad avere, come dire, argomenti buoni. Possiamo dire che l'abito non fa il monaco, per usare una formula in tema rispetto alle questioni che stiamo affrontando. Però c'è un argomento che mi permetto di portare a supporto della tua posizione. Ora, ammesso e non concesso che Ratzinger fosse ignorante di storia della Chiesa, ma ciò non di meno, per ammissione dello stesso Zenone, era una persona colta e preparatissima in teologia. Va bene, una persona colta e intelligente, se non sa una cosa, non conosce un argomento, evita accuratamente di dare una data precisa, no? Dire è da moltissimo tempo che non accadeva. Invece il fatto che abbia dato una data precisa è evidentemente la prova che indicava una data precisa con cognizione di causa, altrimenti avrebbe detto è da tantissimo tempo, è da secoli, avrebbe detto. Esatto. Invece se mille lì per anni, lì non si certo, se lì per lì non si fosse ricordato la data dell'ultimo abdicatario, poteva dire una cosa del genere, ovviamente, ma la cosa comica, perché qui ormai siamo alle comiche, al Benny Hill Show, è che lo stesso Zenone dice e ammette che Papa Benedetto ha sempre avuto un linguaggio chiarissimo, adamantino, impeccabile sotto il profilo logico, razionale, eccetera, e poi lui... contempla che Ratzinger possa dare una risposta del genere. Io sono grato a Bergoglio perché ho fatto un podcast proprio oggi su questo. Grazie Bergoglio, meno male che Bergoglio c'è. Sì, sì. Perché la situazione è talmente grave dal punto di vista della comprensione da parte di questi pseudo intellettuali che
l'unico che può fare qualcosa è Bergoglio. Ecco, con la recente benedizione alle coppie irregolari e quindi anche alle coppie omosessuali, lui ha dimostrato ancora una volta di non essere cattolico e di non essere il Papa. Possiamo dire quindi... che se Ratzinger era in sede impedita, Bergoglio è in fede impedita, dato che obiettivamente, come anche nella fine del cristianesimo avevo provato a mostrare, moltissime sue posizioni sono platealmente eretiche. Sì, sì, no, ma del tutto anticristiche, direi io, perché è proprio una sovversione della fede cattolica. Per esempio, anche questo suo insistere maniacale con i transessuali, no? Il battesimo ai transessuali, riceve i transessuali, durante la pandemia o pseudotale dalla disoccupazione ai transessuali. E questa fissazione qua non è nient'altro che il mito dell'androgino, proprio della gnosi. Proprio ecco anche perché... della civiltà transumanista e tecnomorfa contemporanea, che come diceva Costanzo Preve non conosce più la distinzione maschio e femmina ancora centrale nella fase borghese del capitalismo, ma conosce solo l'androgino, cioè l'individuo unisex che secondo i propri capricci sceglie di volta in volta cosa essere, autodeterminandosi nei gusti. Certo, perché c'è poi una sovrapposizione tra questa ideologia, tra questo credo satanico, inversivo, bafomettiano della gnosi e poi la mammona biblica, cioè il demone del denaro, il demone del consumismo, del capitalismo che tu hai perfettamente individuato, ma c'è una perfetta sovrapposizione di interessi, finalità e funzioni, sia dal punto di vista spirituale che dal punto di vista economico e pratico. Gli obiettivi sono gli stessi e anzi, io ringrazio ancora il gruppo di informazione Nessun Dorma che ha prodotto un saggio molto sintetico ma efficacissimo proprio per dimostrarci che queste elite globaliste hanno una loro religione nella quale credono moltissimo, sono molto fedeli e che è appunto questa gnosi, questa inversione della religione cristiana dove il serpente è Cristo stesso, dove Cristo è Lucifero, dove c'è questa unione degli opposti e il creatore è un demiurgo cattivo e maldestro che ha creato l'uomo. Tra l'altro, piccola parentesi, Bergoglio nei giorni scorsi ha fatto sapere che nel giorno del suo trapaccio, che naturalmente speriamo sia il più lontano possibile, si farà seppellire non a San Pietro, ma, e qui ti cedo di nuovo la parola, perché anche questo è significativo. Sì, questa è una vera chicca. Mi trovavo in una conferenza a Schio. Mi interrompe uno spettatore e dice, dottore, guardi, una notizia dell'ultima ora, Bergoglio ha detto che non si farà seppellire in San Pietro. Allora io pubblicamente, di fronte a tutti gli spettatori, ho detto ok, fermi tutti, non mi dite niente, lasciatemi indovinare, si farà seppellire in Santa Maria Maggiore e infatti ci avevo preso. Come mai? È chiaro, perché in Santa Maria Maggiore c'è questa icona mariana che si chiamava Regina Cieli, Regina del Cielo, e che però intorno al 500 passa sotto il controllo dei gesuiti, che nell'800 la ribattezzano con il nome di Salus Publica Populi Romani. La Salus Publica Populi Romani era una divinità romana della guarigione, della preservazione della salute a Roma, che era raffigurata come una donna che dà da mangiare a un serpente. Ecco, questa quindi non è nient'altro che una declinazione dalla grande madre, dell'antimadonna, dell'antimaria, madre dell'anticristo, che è questo culto arcaico nato tra i 40.000 e i 20.000 anni fa in tutto il mondo in modo spontaneo, che costituisce proprio l'antimadonna. Infatti tutte le raffigurazioni, in tantissime raffigurazioni della grande madre, questa divinità balla coi serpenti e adorna dei serpenti, si fa avvolgere da un serpente, cioè è in atteggiamenti familiari e amichevoli con il serpente, per tutta una serie di questioni simbologiche che adesso non sto a sviluppare. Certo. Tornando a quindi, prego. E quindi Bergoglio, che è devotissimo di questa Salus Publica Populi Romani, vuole farsi seppellire in questa basilica che io temo sia stata segretamente riconsacrata da questi gesuiti passati all'altra squadra, che sia stata riconsacrata alla Grande Madre, un culto demoniaco che appunto afferisce al mito arcaico della Grande Madre. Tornando al nostro interlocutore ideale Zenone, è interessante notare anche
il suo modus operandi, no? Tra l'altro anche, non voglio assolutamente fare battute su noi, ma solo una constatazione amichevole, per usare un termine automobilistico. Zenone ha il nome di un grande filosofo della scuola eleatica, colui il quale non fece altro che puntellare le tesi del maestro Parmenide, e qui in qualche modo Zenone sembra anch'egli svolgere la parte di un devoto puntellatore della tesi secondo cui non ci fu la sede impedita. Zenone ha esordito con una captatio benevolentia dicendo: il lavoro di Cionci ha anche dei meriti, è una inchiesta fatta in maniera anche rigorosa, ci sono anche degli elementi di verità non trascurabili, e poi però fulmine in cauda è passato dall'esame del tuo testo, che in realtà non è stato affrontato a fondo, a una comparazione acrobatica con il Codice da Vinci di Dan Brown. Così lui ha criticato, ed è la cosa più facile del mondo ovviamente, quel libro, il Codice da Vinci di Dan Brown, pensando così di criticare anche il tuo, un po', permettetemi il paragone, come se per criticare la critica della ragion pura di Kant non si affrontasse il testo del 1781 di Kant, ma si passasse ad affrontare i libri di filosofia di Luciano De Crescenzo, che erano libri simpaticissimi, ma che ovviamente non avevano il rigore speculativo di Kant, e anzi erano testi molto, divulgativi e anche un po' a tratti grossolani nelle tesi espresse. Per carità, hanno avuto il merito di far avvicinare molti alla filosofia, e di questo dobbiamo essere grati a Luciano De Crescenzo. Però, ecco, il messaggio che passa è questo: non potendo o non volendo affrontare le tesi direttamente di un testo, si affronta un altro testo pretendendo di liquidare quello che invece non si vuole affrontare. Ma guarda, proprio in merito all'assonanza del titolo, è come se il libro famosissimo del padre Malachi Martin, un gesuita che conosceva il terzo segreto di Fatima, insomma un personaggio che fu profetico per molte cose che stanno succedendo oggi nella Chiesa, potesse essere sminuito. Questo libro si chiamava La Chiesa nel Vento, e si può sminuire dicendo: e beh, come Via col Vento, no? Siccome c'è l'assonanza, Via col Vento, La Chiesa nel Vento, beh no, un romanzetto rosa da liquidare così, che parla di scandaletti, avventure amorose, eccetera, eccetera. L'operazione però... ecco, quello è stato, possiamo dirlo, un colpo sotto la cintola, come usa dire, quello che ti ha sferrato in questo caso Zenone. Non direi affatto, caro Diego, perché questo non è neanche un colpo, cioè il colpo sotto la cintola se l'è sferrato lui stesso da solo, un po' come Tafazzi, perché un autocolpo sotto la cintola, perché come avevo proprio individuato ieri in un paio di podcast, questa reductio ad Dan Brown è un tratto ormai, come posso dire, tipico, caratteristico e morbosamente ricorrente in tutti i miei avversari. Cioè, io ho prodotto sul mio canale YouTube Andrea Cionci Codice Ratzinger un video in cui illustro i 10 comandamenti viganiani, cioè che sono 10 punti che ricorrono in modo ossessivo sulla... sulla critica ad Andrea Cionci, sul pestaggio di Andrea Cionci. Il primo, per esempio, un primo comandamento è quello: non si nomina mai la parola antipapa, non si deve mai nominare la parola antipapa. Poi non si deve mai nominare la sede impedita. Ieri sono stato costretti a farlo perché era il titolo proprio della trasmissione, Ferrara li ha intervistati esattamente su questo. Poi non si può mai mettere in discussione la legittimità di Bergoglio, semmai attaccarlo sulle eresie, bisogna resistere, mai attaccarlo sulle eresie. Cionci è un romanziere alla Dan Brown, il codice Ratzinger è come il codice da Vinci, che è questa la nota di linguaggio tipica, e molte persone che sono esperte di comunicazione mi hanno fatto notare: guardi che questa è una tecnica della PNL, è una tecnica degli spin doctor. Cioè escludere in modo assoluto, chirurgico, meccanico,
certi concetti, non nominarli neanche e puntare invece su strade che deviano dall'obiettivo principale. Ecco perché io dico che secondo me questi intellettuali hanno ricevuto un certo diktat da parte di Monsignor Vigano, perché guarda caso sono veramente i punti fondamentali del suo decalogo. Non ho le prove di questo, ma per esempio ieri il professor Corrado Ognerre ha ritirato fuori la storia, il codice da Vinci, il romanzo da Dan Brown, è tutta colpa del concilio, Benedetto XVI non poteva mentire, se no sarebbe stato un ingannatore, cioè sempre lo stesso menu fisso che ricorre in modo continuo. E allora a me viene il sospetto che dietro ci possa essere stata una specie di direttiva. Cioè è difficile che degli avversari convergano tutti sempre in modo univoco, ripetitivo e martellante, sempre sulle stesse idiote argomentazioni. Non ti insospettisce? Assolutamente sì, mi insospettisce, ma soprattutto, francamente, trovo sempre mortificante l'argomento della reductio ad monstrum, quello in forza del quale, anziché parlare di te e del tuo libro, parlo di tutt'altro, pensando così di criticare te e il tuo libro. Questo è un modus operandi, francamente, non intellettualmente onestissimo sul piano dell'argomentazione filosofica, e questo va detto. Tuttavia, permettimi di notare, a mio giudizio, sul piano strettamente filosofico, l'argomento che più ha destato perplessità di quelli mobilitati da Zenone è stato quello che, per semplicità dirò, del relativismo che animava la sua riflessione. Cioè, in sostanza, a un certo punto, quando Ferrara lo incalzava con anche grande competenza sui temi in questione, dicendo: ma Cionci ha dimostrato con la ragione, con i passi, con il testo alla mano, che è così e non può non essere così, a quel punto, anziché mobilitare una controargomentazione razionale, ha usato l'argomento del consenso universale su Bergoglio, ha detto che comunque la Chiesa non è democratica, quindi non può arrivare il primo Cionci che passa o il primo Fusaro che passa, mi permetto di mettermi, o il primo Minutella che passa, e pensare con la sola ragione di andare contro la verità che la Chiesa decide essere tale. Ecco, questo argomento è francamente figlio del relativismo della nostra cultura, secondo cui in qualche modo non esiste una verità assoluta, ma la verità coincide con ciò che decidiamo essere tale, per dirla con la formula latina, auctoritas non veritas facit legem. Ecco, e questo mi è sembrato un argomento molto debole sul piano filosofico, perché il lumen naturale, che pure dal punto di vista cristiano non è onnipotente, è comunque in grado di fare luce su molte cose, e non è un argomento dire la ragione dimostra che, però noi vi diciamo che è in tutt'altra maniera, perché così abbiamo deciso noi, che non siamo democratici, che abbiamo un potere spirituale superiore, e quindi anche di fronte alle vostre argomentazioni vi rispondiamo con l'argomento: ma lei chi si crede di essere? Ecco, mi è sembrato tutto molto debole e molto prossimo a quella dittatura del relativismo di cui più volte abbiamo detto e da cui Ratzinger ci aveva messo in guardia. Ma guarda, io credo che tu abbia utilizzato parole fin troppo dignitose. Vorrei farvi ascoltare un breve stralcio di una risposta che ha dato Zenone e che ha suscitato subito un breve video del professor Luca Brunoni, quello sì, uno storico della Chiesa, un insegnante di religione. Ascoltiamo insieme. Il diritto canonico abbia scarsa rilevanza, e anche la Pastoris Dominici Gregis, che viene citata, secondo me, a sproposito, abbia scarsissima rilevanza, perché le regole servono per, appunto, regolare certe cose. Ma noi sappiamo perfettamente che le regole vengono fatte perché sono sistematicamente violate. Ecco, capito il concetto? Cioè, io, dice Zenone, io credo che il diritto canonico abbia scarsissima rilevanza, che la Pastorius, cioè la Pistorius Universi Dominici, si chiama Universi Dominici Gregis, Zenone, non la Pistorius o la Pastorius Dominici Gregis, cioè neanche le basi del discorso. E lui dice: no, ma io contesto questo discorso perché le regole sono fatte per essere violate.
Insomma, quando la regola va contro di noi, la regola è fatta per essere violata. In sostanza era questo il succo dell'argomento. Cioè, le regole vanno bene fin tanto che confermano le nostre posizioni, le nostre intenzioni. Se una regola per accidente dovesse contrastare con la nostra volontà o con le nostre intenzioni o con le nostre visioni, allora è fatta per essere trascurata. Siamo di nuovo nel nichilismo relativistico postmoderno allo stato puro, direi. No, Diego, scusami Diego, siamo a un livello molto inferiore, lascia perdere il nichilismo, che qui siamo a livelli molto più basici, cioè siamo a livello della ciarlataneria assoluta, di una ciarlataneria conclamata. Dire nel momento in cui uno fa un'obiezione, dice guardate che quello non è il Papa, per una questione canonica sancita dalla Universi Dominici Gregis, chiarissima, e lui dice no, ma la Pastorius Universi Dominici Gregis e il diritto canonico non hanno alcuna rilevanza perché le regole sono fatte per essere violate. Allora, di fronte all'argomentazione del genere, uno prende e se ne va, dice va bene, ho capito. Ci vediamo nella prossima vita quando lei farà un corso di studi regolare e si laureerà in scienze religiose o quello che è. Cioè non si può interloquire con uno che ti dà queste risposte, che Benedetto XVI non conosceva la storia della Chiesa, che il diritto canonico è fatto per essere violato. E ma che non ha alcuna rilevanza. E quindi Cionci è un romanziere alla Dan Brown che ha scritto il Codice da Vinci. Ma capisci però, Andrea, sul piano filosofico, per nobilitare anche un po' la questione, È il classico argomento relativistico già usato da Protagora e confutato da Platone, cioè in realtà non esiste una legge universale, un vero universale, ma ogni individuo può sovranamente decidere quello che è, o più precisamente chi ha più potere decide quello che è vero e giusto, e se anche tu con il lumen naturale dimostri che ci sono contraddizioni e quant'altro, a nulla vale il tuo argomentare perché decide comunque la volontà non democratica di chi è superiore. Ecco, questo è a mio giudizio il vessillo del relativismo contemporaneo, ed è curioso che ormai anche esponenti del mondo cattolico abbiano indossato le vesti arcobaleno del relativismo postmoderno. Sì, ma io sono scandalizzato. Penso che la pagina più scandalosamente vergognosa di tutta la storia della Chiesa non siano l'Inquisizione, la persecuzione di questo, di quest'altro, eccetera, ma sia questa cialtroneria che si verifica oggi nel mondo dei presunti intellettuali, dei presunti conservatori, dei presunti alfieri della difesa della fede, che ti danno queste risposte blasfeme, queste bestemmie, gente che prega per la conversione di Papa Francesco. Una bestemmia assoluta, come fa il Papa a doversi convertire? Ma stiamo scherzando, vuol dire che Gesù Cristo ci ha preso in giro, no? Tu sei Pietro, ma su questa pietra non posso contare poi troppo, perché può essere che tu sia anche eretico e possa impazzire, eccetera, eccetera. Quindi io, diciamo, mi sto disamorando dallo scontro dialettico, perché manca un interlocutore credibile, questi non sono degli interlocutori. Con Don Alessandro Minutella avevamo fatto un bel dialogo su un tema, quello secondo cui Bergoglio è al tempo stesso antipapa ed eretico, e le due cose non necessariamente coincidono, perché certo, il fatto che Bergoglio sia, come ammette credo anche Zenone, eretico, non comporta dal suo punto di vista che sia anche l'antipapa. Allo stesso modo potrebbe essere antipapa ma niente affatto eretico. In Bergoglio invece le due cose coincidono, pur essendo distinte, nel senso che lui, per le ragioni già chiarite, non è il papa, ma al tempo stesso è anche in una posizione a tratti eretica, ma le due cose sono compresenti ma non coincidenti strettamente. Sì, ricordiamo la storia della Chiesa, ci furono due antipapi santi, Felice e Ippolito, e ci furono due antipapi eretici come Novaziano e Anacleto, questo perché? In ottica di fede, perché il munus petrino garantisce al Papa una corretta investitura, una legittima investitura dei successori di San Pietro, e quindi per così dire una protezione speciale da parte dello Spirito Santo, cosa confermata dal dogma dell'infallibilità papale nel Magistero straordinario, tant'è che in 2000 anni di storia della Chiesa non abbiamo mai avuto papi pervicacemente e volontariamente eretici. Ci fu un'unica minima
piccola eresia dovuta a un fraintendimento dalla traduzione dal greco che riguardò Papa Onorio, il quale ritrattò tutto e diciamo dimostrò di non essere volontariamente eretico. Infatti per questo hanno fatto il dogma dell'infallibilità papale, proprio per questo, proprio perché fu dimostrata la non volontarietà di Onorio. E qui sarebbe bello fare una riflessione, no, su quello che diceva Pascal: Dio ti lascia sempre un tanto d'ombra perché tu possa avere la libertà di scelta. Quindi l'eresia di Onorio a posteriori, in un'ottica di fede, potrebbe essere giudicata provvidenziale, nel senso che quegli unacum impenitenti di oggi che continuano a sostenere che Bergoglio possa essere eretico si trincerano dietro all'episodio da educande di Papa Onorio, no? Capito? Certo. Perché se non avessimo mai avuto un papa eretico neanche per una virgola in 2000 anni di storia della Chiesa, gli unacum non potrebbero avere una libertà di scelta. E invece, in ottica di fede, Dio lascia sempre loro una minima foglia di fico per cui se vogliono andare contro Dio lo possono fare con una libera scelta. Questo è molto significativo e meriterebbe, credo, un podcast a parte che tratterò. Certo, certo. Comunque, Andrea, l'intervista con Arturo Ferrara si è aperta, se ricordi bene, con una domanda che Arturo Ferrara ha posto, la domanda fondamentale, direi, e alla quale Zenone ha risposto. Ferrara ha detto: la tesi di Cionci si fonda precipuamente sulla distinzione non solo terminologica ma anche concettuale e giuridica tra munus e ministerium, tra essere il Papa e svolgere il ruolo di Papa. E ha detto giustamente Ferrara, secondo la visione di Cionci, che la argomenta anche con testi alla mano, Ratzinger rinunziò al ministerium senza rinunziare al munus e ponendosi in sede impedita. A quel punto Zenone ha sostenuto, sunteggio quello che ha detto, che è bensì vero che ci sono sfumature diverse nei due termini, però alla fine non sono distinti come vuol far credere Andrea Cionci, e anzi ha aggiunto, tra l'altro, se è vero che si può, come dire, non si può esercitare il ministerium senza avere il munus, allo stesso modo non si può avere il munus senza esercitare anche il ministerium. E qui c'è, a mio giudizio, una contraddizione nei termini, perché se è del tutto evidente che non si può esercitare il ministerium senza avere il munus, è altresì vero e documentabile che si può avere il munus senza esercitare il ministerium, ed è il caso appunto della sede impedita, su cui più volte abbiamo richiamato l'attenzione. Se vuoi esprimere qualche idea su questo punto. Questo è stato un altro di quei punti che mi hanno fatto veramente cascare le braccia, proprio questa cosa di questi qui che continuano a non voler capire un concetto banale, cioè che solo in sede impedita il Papa perde il ministerium e trattiene il munus, è qualcosa di veramente vergognoso e avvilente, che mi mette in fortissimo imbarazzo per loro, mi fa arrossisco per loro. Sarà la milionesima volta che ribadisco che solo in sede impedita il Papa perde il potere di fare il Papa e trattiene l'essere Papa, e quindi la rinuncia di Benedetto assume una perfetta coerenza solamente nell'ottica della sede impedita. Ma ti dirò di più. Non solo il Papa può non avere il ministerium e trattenere il munus per sede impedita, ma anche all'inizio del suo pontificato può avere prima il munus, che gli dà potere di insegnare, pregare, celebrare, e poi solo dopo avere il ministerium. Tant'è che Gregorio VII, lo dice per esempio il professor De Mattei, specifica che quando il Papa ha il munus, comunque ha già un potere, anche se non ha ricevuto ancora dai vescovi, dai cardinali, il ministerium. Per esempio, Gregorio VII, che quando è stato nominato Papa non era vescovo, ha ricevuto prima il munus, ma prima di avere il ministerium di vescovo di Roma, il potere di fare il vescovo di Roma, che è il potere del Papa, ha dovuto aspettare un po' di tempo. Ma non è che per quello non era Papa, lo trattavano a pesci in faccia come se fosse un prete qualsiasi. Era già Papa, aveva già la dignità di Papa, aveva già un potere spirituale di insegnamento, non aveva la facoltà ancora di governare come il vescovo della diocesi di Roma, il vescovo di Roma, che è poi il potere del Papa. Quindi non è affatto vero che se
un papa può non avere il ministerium e trattenere il munus. Cioè, se tu non hai il munus, non puoi esercitare il ministerium, cosa che riguarda Bergoglio, che infatti è un antipapa, è pulito. Lui esercita, amministra abusivamente il ministerium, fa il papa, ma non ha il titolo per fare il papa, non è Perfetto. papa. Invece Papa Benedetto in sede impedita era Papa, rimaneva Papa, ma non poteva fare il Papa, aveva perso il ministerium, perso il potere di fare il Papa perché era prigioniero, confinato, esiliato, non libero di esprimersi come da sede impedita. Ecco, il fatto che questi pseudo-intellettuali non riescano a capire un concetto così banale è qualcosa di scandaloso, di vergognoso, e qui non ci vuole più il canonista, non ci vuole più lo storico della Chiesa, ma ci vuole lo psicologo e l'esorcista, perché è una forma di condizionamento mentale, di resistenza emotiva a capire una realtà ovvia, e c'è anche un qualcosa di preternaturale, a mio avviso, cioè è una specie di maledizione, di incantesimo, di ipnosi, che probabilmente ha anche una natura spirituale. Quindi psicologo ed esorcista per capire la cosa, non serve più Andrea Cionci. E lo dico in modo freddo e oggettivo, non per offendere, lo dico proprio in modo naturale, in modo schietto. Tra l'altro, il fatto che ci possa essere il caso di un Papa in sede impedita che trattiene il munus senza esercitare il ministerium non è il frutto di una libera ermeneutica cionciana, ma è in qualche modo ancorato saldamente a testi della Chiesa a cui tu più volte hai fatto riferimento e che ovviamente, come tu più volte hai detto, dicono testualmente questo, cioè il caso in cui il Papa in sede impedita ha il munus ma non esercita più e quindi non ha il ministerium. Questo argomento, che fa parte, diciamo, del diritto canonico, è un argomento, a mio giudizio, imprescindibile, anche se immagino l'obiezione che potrebbero sollevare i nostri interlocutori: il diritto canonico vale fin quando conferma le nostre tesi, poi non ha Esatto, alcuna validità. Cit. è Se vuoi fatto fare un per essere richiamo, violato. Il diritto canonico è fatto per essere violato. se vuoi fare Capito? un riferimento anche testuale al documento in cui si dice questo punto del fatto del Papa in sede impedita che ha il munus ma non esercita perché è in sede impedita, credo che i nostri ascoltatori apprezzeranno. Non so se ce l'hai sotto mano, puoi Ma reperirlo. nel canone 412 si dice che il Papa non può più amministrare il suo munus pastoralis. In quel caso munus pastoralis è inteso come ministerium, cioè non può fare il Papa perché è impedito, eccetera, eccetera. Si dice nel canone 335 che quando la sede romana è vacante o totalmente impedita, nulla si cambia nel governo della Chiesa. Qual è la differenza fra sede romana vacante e sede romana impedita? Che nel caso della sede romana vacante il Papa è abdicatario al munus o è morto, e nella sede impedita il Papa non può amministrare il suo ministerium. Perché? Perché è impedito, confinato, esiliato. Quindi è un dato fattuale, è un dato fattuale, non c'è un canone che specifica in modo diretto che dice si sede impedita, e il caso in cui il Papa trattiene il munus e perde il ministerium. Non l'hanno scritto così, evidentemente. È un portato naturale, è un portato logico, immediato, assolutamente fattuale, non c'è neanche bisogno di spiegarlo. Il Papa impedito non può fare il Papa, perché? Perché è prigioniero, talmente ovvio. È per Certo. questo che il canone 335, ecco, se vogliamo, il canone 335, quando dice non si cambi nulla nel governo della Chiesa universale, perché nel primo caso, nella sede romana vacante, il Papa, che è abdicatario, ha perso il potere di fare il Papa insieme al munus. Ha rinunciato al munus e quindi decade automaticamente anche il ministerium. Nel caso della sede impedita, il Papa ha perso solo il ministerium, ma siccome il ministerium riguarda appunto il governo della Chiesa, il canone 335 ti dice se il Papa non può fare il Papa, o perché è abdicatario o perché è impedito, nessuno si azzardi a fare qualcosa nel governo della Chiesa, perché manca il supremo legislatore. Mi spiego? Quindi io direi Chiarissimo che il canone 335 e è quello dirimente. più è dirimente nel modo più chiaro e assoluto. Tra l'altro ringrazio un odiatore che si chiama Marco Ciccarese, che 2 anni fa
scrisse su YouTube e disse: ah, quel cretino di Andrea Cionci, o qualcosa del genere, insomma, una cosa offensiva, quell'incompetente di Cionci parla di sede impedita e non conosce il canone 335. Ringrazio lui ancora una volta perché in pieno effetto Ratzinger mi ha aiutato, pur essendo nemico della questione, nemico di Papa Benedetto, nemico della Magna Questio. Certo, per affrontare brevemente anche le tesi di Masciullo, l'altro interlocutore convocato da Arturo Ferrara nella trasmissione, ecco, tu hai qualche rilievo da muovere intorno alle sue argomentazioni? Ma ho seguito poco Masciullo, ho notato un cambiamento di passo radicale da quando definiva in modo sprezzante il mio volume una tesi complottistica, così, eccetera, eccetera. Adesso ha abbassato la cresta, come si suol dire, e ha detto: beh, è un lavoro ponderoso, ben fatto, accurato e cose del genere. Un cambio di passo veramente, insomma, un po' poco dignitoso. E quindi Masciullo, che evidentemente è più sveglio di Zenone, ha capito che urge un riposizionamento e infatti non ha accettato il mio invito a un confronto. E come ha fatto a non accettarlo? Ha detto: beh, ma no, ma io non sono competente in materia. Ma come non sei competente? Parli tutti i giorni dei complotti in Vaticano, la massoneria vaticana, Bergoglio, l'eresia di Bergoglio, il ruolo di Ratzinger, eccetera. Adesso non è competente. Allora, però, se non sei competente, se ammette, scusami, di non essere competente, allora perciò stesso destituisce le proprie critiche al tuo, alla tua appunto, posizione. Allora, e allora, se non sei competente, come ti permetti di definire complottistica la mia inchiesta? Scusami. Vedi che si massacrano da soli questi tra l'altro qua, mi sembra molto modernista, per usare un termine a loro caro, questa posizione del liquidare come complottista, che è una parola squisitamente tratta dalla neolingua orwelliana, le tesi non condivise, una formula orwelliana perché dispensa dalla fatica dell'argomentare, evidentemente. Se tu liquidi come complottista il testo del tuo interlocutore, gli hai negato la possibilità di dialogare, lo hai proscritto e non confutato, diciamo così, e quindi forse anche questa formula del complottismo sarebbe meglio abbandonarla definitivamente, preferendo le vie dell'argomento socratico. Ricordiamo chi l'ha inventato questo termine complottista: la CIA, lo sai meglio di me, no? A quelli che mettevano in discussione il rapporto della commissione Warren sull'omicidio di JFK, la CIA faceva dare del complottista, mettendo in ridicolo chiunque non si bevesse le pappole della commissione Warren, e questi fanno altrettanto. Il bello è che questi hanno fatto tutta una cagnara sulle curette, i sieri: ah, ma voi date del complottista a chiunque non sia schiacciato sulla narrativa ufficiale, e oggi stanno applicando in blocco gli stessi criteri. Per esempio quello di Visione TV, che dice: ah, ma noi intervistiamo Aldo Maria Valli, che è stato per 20 anni vaticanista del TG1, mica diamo la parola al primo scemo del villaggio, al primo idraulico che si alza la mattina e scrive un libro. Quindi vedi che applicano in blocco quel principio di autorità che i Giuseppe Brindisi, i Parenzo e questi qui del mainstream applicavano in modo massiccio per silenziare tutti quelli che non fossero con una d'accordo. Con una battuta bonaria potremmo dire che bisognerebbe, con Esorcista, liberare taluni giornalisti dallo spirito di Bruno Vespa che si è impossessato di loro, ecco, lo dico con una battuta bonaria, però evidentemente il metodo della reductio ad monstrum, del negare la possibilità di dibattito, dell'attaccare in assenza, dello screditare senza affrontare le tesi, del colpire il poeta per non affrontare il carme, sono tutte strategie ben collaudate del mainstream, e fa specie vederle applicate anche da chi dice verbalmente di essere contro il mainstream, metabolizzandone in realtà i metodi operativi. Sì, ormai vedo che siamo anche alle bugie conclamate, cioè alle menzogne proprio ammannite come delle verità senza il minimo fondamento, cioè non sono dei camuffamenti della realtà, delle interpretazioni, no, sono bugie, come se io dicessi che Diego Fusaro ha fatto un lancio col paracadute sull'Empire State Building, cioè balle mostruose ammannite così in modo gratuito, tanto per screditare
l'interlocutore, e credo che tu ne abbia avuto esperienza anche in tempi recenti di ad abbundanza, ma ad abbundanza, certo. Ma questo è lo spirito del postmoderno, che si basa sostanzialmente su una visione nicciana, quella secondo cui non esistono i fatti ma solo le interpretazioni, e quindi ognuno può dare senza prova fattuale la propria interpretazione a seconda della propria volontà di potenza e di dominio. Ti vedo un po' troppo nobilitante oggi, caro Diego. Oggi sei un po' troppo indulgente con me. Ma io cerco sempre di ricondurre a schemi filosofici anche soggetti che forse non li meriterebbero, ma fa parte della dialettica filosofica anche questo. Io ti ringrazio, caro Andrea. Credo che abbiamo argomentato e discusso pacatamente le tesi dei nostri interlocutori, che comunque ringraziamo per aver preso posizione su una questione tanto importante. Se non altro ci hanno messo la faccia e hanno detto la loro, a differenza di altri che preferiscono tacere o bloccare su Twitter o voltarsi dall'altra parte, e noi continueremo sempre lungo la via della ricerca della verità e della libertà. Grazie di cuore, caro Andrea. Grazie a te, Diego, un caro saluto ai nostri ascoltatori. Permettimi di ricordare i prossimi appuntamenti: il 27 a Monza, conferenza sul codice Ratzinger, 28 a Piacenza, 29 a Cremona, 30 a Cisano Bergamasco. Il 14 gennaio ci vediamo invece a Montesilvano, in provincia di Pescara. Perfetto, ricordo anche a tutti i nostri ascoltatori che se volessero organizzare incontri, discussioni, dibattiti sui nostri libri congiuntamente possono tranquillamente contattarci, basta andare su filosofico.net alla voce contatti, e noi siamo ben lieti di confrontarci, a maggior ragione con interlocutori che abbiano posizioni divergenti dalle nostre. Certamente, grazie infinite. Perfetto, grazie di cuore, caro Andrea, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro e da Andrea Cionci.